Il problema dei diritti umani ci sembrava già un grosso problema internazionale. Beh, oggi devo dire che la situazione è peggiorata di molto. Abbiamo appena fatto un minuto di silenzio per quello che è successo ad Ankara questa mattina. La situazione è peggiorata, così come a proposito del popolo curdo, anche per quanto riguarda gli uiguri in Cina, e poi ce ne parlerà Rebbia Kadeh. È peggiorata per quanto riguarda, a mio avviso, in Iran, perché non si capisce bene le situazioni, come si svolgono e come evolveranno in quel paese. È peggiorata in molte parti del mondo. Dopo l'illusione delle primavere arabe, in qualche modo ci dobbiamo ricredere. Nel Mediterraneo, e non solo nel Mediterraneo, regna il caos più totale. Nella silenzio fino a poco tempo fa, adesso sembra essersi un attimo risvegliato, ma comunque nell'apatia politica, perché manca di una visione di politica estera degna di tale nome, di questa Europa. Thai, Tibet, Uyghur, Mongol, Falun Gong va shuningga o'xshashla kishilik huquq talabini qilgan har qanday millatni qirib kelyapti. Chinese government brutally suppressed all the minorities like Uyghurs, Tibetans, and Mongols, and as well as Chinese people who demand from Chinese government their basic human rights. Il governo cinese sopprime brutalmente tutte le minoranze, uiguri, mongoli, tibetani, Falun Gong, e anche le persone cinesi che richiedono un rispetto dei loro diritti umani fondamentali. Hazir minglagan, on minglagan adam siyasi mahbuslar turmida yetyapti. At the present, tens of thousands of political prisoners are lingering in Chinese prison and suffering in Chinese prison. Attualmente decine di migliaia di prigionieri politici stanno soffrendo nelle carceri cinesi. Uyghur xalqini minglab, yuzlab qonunsiz uylarga bostirib kirib o'ltiribdi. And the Chinese security forces break into the houses of the innocent Uyghurs and without any reason, and if they show any sign of resistance, killed and tortured. E le forze di sicurezza cinesi fanno irruzione nelle case di uiguri innocenti e senza alcuna ragione, in presenza di un minimo segno di resistenza, uccidono e torturano tutti. In Turchia, lo vedete, anche stamattina, proprio stamattina, sono morti 30 persone. Per questo anche in Turchia, che siamo in Istanbul, siamo 17 milioni curdi, proprio in Istanbul. Per questo anche di là chiediamo la nostra terra e chiediamo la nostra umanità, però anche di là non ci sta proprio la democrazia. Quello che fa ridere a noi sempre, quando Turchia chiede Europa, entrare nell'Europa, però a Turchia c'è problemi di curdi, popolo curdo, che proprio non c'è la democrazia lì. Noi vogliamo curdi, tutti e quattro parti. Vogliamo essere curdi, non turchi. Per esempio, curdi turchi sono turchi, curdi Iraq sono iracheni, curdi siriani sono siriani, curdi iraniani sono iraniani. Noi vogliamo essere curdi, non turchi. Sul mio documento ho scritto iracheno, no, io sono curdo. Sulla mia terra sono iracheno, no, io sono curdo. Adesso anche in Siria, lo vedete, stiamo camminando con il governo di Assad.
proprio stiamo camminando, perché lo vedete che è la prima volta il mondo, la donna combatta con terroristi, la prima volta. E allora, quello che sta per accadere, compagni e compagni, così saprete un po' meglio se vale la pena o la gioia di essere come noi altri, radicali, tutti iscritti. Noi adesso abbiamo la fondata speranza che in questa sessione ONU, che dura grosso modo diciamo fino a gennaio, febbraio, in questa sessione ONU, quindi di tutti gli stati riconosciuti del mondo, nei quali noi abbiamo presenze storiche di radicali sulle grandi battaglie per i diritti umani ovunque, nessuno tocchi Caino, non c'è pace senza giustizia, siamo stati con Ashraf come si poteva esserlo quotidianamente, con Rebia, che è una gioia, una felicità che sia qui fra di noi, perché credo davvero di poter dire il nostro obiettivo è quello di fare affermare, adottare nei mesi prossimi all'Assemblea Generale dell'ONU. Quella che stiamo vivendo in Europa non è una tragedia così grave, però è un dramma politico, un dramma civile. È il rischio di veder naufragare il sogno federalista di Spinelli, di Ernesto Rossi. Prima, Vincenzo, hai parlato della inadeguatezza della politica estera europea nel dare una risposta alle tragedie umane che appunto sono state testimoniate. Ma ricordiamo che le istituzioni europee oggi sono ostaggio di governi nazionali che stanno impedendo in tutti i modi che questo processo di integrazione europea vada avanti e diventi un vero processo di federazione europea. Il partito dell'Alleanza dei Democratici Europei, che è da sempre il partito più attento ai diritti umani e ai diritti civili dei cittadini, oggi è rappresentato in Parlamento europeo da un capogruppo appassionato come Verhofstadt e un presidente che ho avuto l'onore di conoscere, che è Graham Watson, da sempre attentissimo, che pone al centro i diritti dell'uomo, dell'individuo, e attentissimo alle problematiche dei diritti umani.